Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questo video nuovo. Io sono Niccolo Stettler e oggi, come avrete letto probabilmente dal titolo, andremo a montare l'Angelai all'Ariox. Niente, lì c'è l'Arioxino. Questo è l'Arioxino, molto bellino. Bene, ora andiamo a montare l'Angelai all'Ariox e basta. Bene raga, ci sono le vespe qui. Not stones. Questa è una brugola e serve? Vediamo. Vediamo se ci entra. Ragazzi, c'entra, perfetto. Allora smonto così per ora. Bene, smontiamo. Questo in teoria vorrebbe essere un tutorial, ma non lo so se lo sarà perché è molto improvvisato. Prendiamo questa vite e la mettiamo nella tasca sinistra. Raga, mi insegno la tecnica. Allora, quando smontate delle cose, ci sono varie viti. Io faccio sempre così, visto che noi nei pantaloni abbiamo una tasca sinistra e una tasca destra, parte sinistra del motorino, ovviamente tutte le viti della parte sinistra del motorino le metto nella tasca sinistra. Al contrario, la parte destra, le viti della parte destra le metto nella tasca destra. Così da ricordarmi più o meno sempre dove vanno le viti, insomma. Andiamo a smontare il resto. Questa vitina qui la metto nella tasca destra. Unbelievable. Ok. In teoria ragazzi bisognerebbe smontare altre viti. Questa è la zona in cui ci dovrebbe essere qui una vite e dall'altra parte un'altra qui. Però cosa succede? Visto che sto in campagna e ci sono un botto di buche, le ho perse e ho rotto anche gli agganci delle carene. E quindi cosa faccio ora? Lo smonto, wow! Bene raga, ora faccio un time lapse perché sennò vi rompete abbastanza i coglioni e niente. Vi metto qui accanto a me e vedrete poi cosa ne uscirà, ok? Ciao! Stacchiamo il cavo, ok? E abbiamo fatto, incredibile! In teoria dovresti riuscire a vedere un minimo. Noi siamo in questa situazione qua. E ora dobbiamo togliere la vecchia lampadina qui, togliendo anche questa, che è la guaina di protezione per eventuale sporco e acqua. Quindi ora la tolgo. Quindi ora io levo questa qui, non ve la faccio nemmeno vedere. Poi rimettiamo quella nuova, che è molto simile. A parte per un fatto, vi spiego dopo. E poi parleremo anche un pochino di questa lampadina, perché l'ho trovata molto intelligente come cosa. Bene ragazzi, allora, dopo aver tolto la vecchia lampadina, quella inutile, bruttissima, originale, cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la nuova lampadina che ho messo qua dietro, già scartato. Comunque dovreste aver visto nel video dell'unboxing la scatola. Questa è la lampadina, come potete ben vedere. E cos'è la cosa intelligente di questa lampadina? È che, a differenza delle altre concorrenti, la ventola di raffreddamento la ha all'internamente anziché posteriormente. E questo perché ci avvantaggia? Perché innanzitutto possiamo comunque rimettere questa guaina antipioggia e antipolvere. Vedremo appunto che risultato farà. Perché ragazzi, ora è pomeriggio e non vedrete niente il risultato. Insomma, non vedrete niente perché questa parte qui bianca è l'Angel Eye con i LED blu, mentre questi due LED gialli piccini sono appunto i LED che illuminano il tutto. Quindi prendiamo la lampadina e andiamo a inserirla all'interno del suo alloggiamento. La mettiamo per bene. È un po' rognosa questa lampadina da mettere, a differenza di quelle normali, perché è un pochino diversa, leggermente. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna piegare dei gancini. Allora ragazzi, come non so se riuscite a vedere. Aspetta, però cerco di far vedere in qualche modo. Allora ragazzi, vedete questi due gancini? Questo e questo. Bene, questi due gancini ora io li piegherò perché sennò la lampadina non ci sta perfettamente. Quindi ora li piego e poi la mettiamo. Bella raga, allora vi voglio dire che quelle due linguette che ho spiacciato, quindi ho ridotto appunto l'altezza di quest'ultime nel video, servono per regolare la direzione del fascio di luce della lampadina appunto. Quindi più le spiaccerete più il fascio di luce sarà orizzontale, al contrario più le lascerete lunghe più il raggio appunto andrà di più verso il basso. Volevo dirvi questa cosa e niente, ritorniamo al video. Fate attenzione a non fare forza sulla lampadina perché comunque è una lampadina, nel senso non è un cazzo di sasso, quindi bisogna stare comunque attenti. Bene, piegati questi due gancetti andiamo a inserirla dentro il suo alloggiamento, ovvero questo qua. Allora vi riaddrizzo, dovreste vedere qualcosa in teoria.
Ok, la metto così. E ora ci sta decisamente meglio ed è molto più solida. E ora diventerà ancora più solido, quindi rimarrà sempre più ferma, mettendo le sue mollette. Ok, ragazzi, abbiamo inserito la lampadina, come vedete è stabilissima. Questo è il risultato davanti, magari voi pulitelo il faro, perché non fate come me che lo tengo sudicio. Comunque, questo è il risultato. Comunque, ora, visto che abbiamo finito di montare la lampadina, questa qua, il risultato è questo, come vi ho detto. Il risultato è questo qui, perfetta direi, molto bella davvero, devo dire. Fa un bel effetto, dà proprio il senso che ci sia proprio un occhio all'interno del faro, quindi è molto bello. Lavender in my sense, always somewhere, some lemongrass. Got faux fur on my bed, got a 50 inch on the wall, got a studio down the hall, got a love sofa in a corner. E niente ragazzi, quindi volevo trarre le conclusioni di questo video della lampadina, e mi ci sto trovando molto bene, soprattutto di notte, perché fa una bella luce, dato che è appunto una lampadina LED. E anche il cerchietto blu di sera fa un bel effetto, tipo alla Tokyo Drift, quelli con LED sotto le macchine, fa più o meno lo stesso effetto. Raga, scusate i capelli, ma li devo lasciare crescere per una questione che, insomma, non ve ne frega un cazzo, ok? Comunque ragazzi, come potete ben vedere, fa un effetto incredibile anche dalle riprese che vi ho fatto prima. È un effetto comunque che dà quel tocco in più al motorino ed è molto bello. Già il mio Arox è bellissimo, è il più bello di tutti, scherzo ovviamente, non voglio fare casini. E niente ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Anche la lampadina, spero vi sia piaciuta in qualche modo. Ovviamente il link è in descrizione nel caso la voleste comprare. E niente ragazzi, magari lasciate anche un commento, perché mi piace rispondere e leggerli. Quindi buono, like, commento e nulla ragazzi, al prossimo video, buona.